Secondo me bisogna sistemare tipo che tipo storto questo coso. L'ho rotto sicuro. No, non l'ho rotto. No, no, no. È Adesso brutto, ma va è bene. brutto, ma va È bene. perché... Buongiorno ragazzi, io sono lo Buongiorno. scippatore del quartiere, lei è Margherita, benvenuti, cioè io sono Federico, lei è Margherita, noi siamo i ragazzi di Catania Food Lovers. Benvenuti. Niente, così oggi un po' spumeggianti, Non me questo microfono mi l'aspettavo. sta grattando tutti i peli della È cosa. perché... Va bene, speriamo che si senta. Comunque, buongiorno ragazzi, Buongiorno. bentornati in questo nostro canale. Intanto ci tenevamo a Olè. ringraziare tutti quelli che ci sostengono sempre, quindi grazie per il like, grazie per il follow, grazie per il commento e grazie anche a tutta quella gente che credo quando era piccola è stata picchiata fortissimamente da qualcuno, perché stanno uscendo due o tre Ora elementi ce l'hanno con me. che sono completamente fuori, proprio Va come un bene, balcone. però mi fanno ridere, Vabbè, quindi ragazzi, ci comunque va. sta. A me piace come Comunque, cosa. ragazzi, ci sta. Alla fine ci sta. Dopo un cagnolone. Ogni volta ci sei tu e facciamo un video, c'è un animale. Vabbè, non ci fa niente, anche se la gente ci odia, ci vuole bene, fa parte del gioco. Vabbè, vabbè. Oggi andiamo in un posto molto molto carino che si chiama da... Ah, non c'è... Ah, Là. per l'altra Mecum, parte. pare Mecum, pare Turin. Mecum, Turin. pare Volevo fare Turin. la parte che tipo... Spuntava là, ma il primo era il ristorante da Putia. Mi compare Turiddu, che è un Risto Putia, cioè non è proprio un ristorante che tu dici è proprio ristorante, è È un ristorante, cioè è una. bello tradizionale, proprio un sunto di tradizione. Non ci siamo mai stati. È molto interessante perché non ha stelle Michelin, quindi tutti quelli che si sono triggerati per la stella di Coria, fa parte, la troviamo nella guida Michelin. Non come ristorante stellato, No, ma consigliato. e non solo nella guida Michelin, ma anche in un sacco di guide, tra cui Gambero Rosso. Quindi è un posto iper, super consigliato e avevamo voglia di andare a provare. Semplicemente un posto dove sappiamo che si dovrebbe mangiare bene. E quindi lo proviamo noi e poi vediamo com'è e magari ve lo Sì, consigliamo. rivediamo un rapporto qualità-prezzo. Sicuramente non è un'osteria. Facciamo la guida dei ragazzi di Catania Food Lovers, cioè la guida Michelin, la guida Gambero Rosso e la guida dei ragazzi di Catania Food Lovers. Noi entriamo subito. Abbiamo chiesto la cortesia se si può registrare. Sono stati molto gentili. Quindi ora entriamo, mangiamo e poi ci salutiamo. Ah, ovviamente lei è Agatha, la nostra cameraman, che Ciao oggi ci dà una mano. Questo è il locale come si presenta. Siamo in una saletta riservata molto carina, con tutta un'esposizione di vini frizzanti, vini rossi, vini gialli, vini verdi. La sala principale si trova esattamente dall'altra parte, magari dopo ve la facciamo vedere. E lei è Margherita. Cosa decidiamo? Facciamo ragazzi. Io un vorrei fare... Ci sono antipasto? i dolci di Agatha, ragazzi, si chiamano come me. Dacci di Natuzza. Molto Buongiorno. carino anche il menu con scritto in siciliano, ovviamente da Madonna, me. c'hanno i maccheroncini di pasta fresca con broccoli e salsiccia. Cioè, ovviamente da me con Bari Turibio non ci potevamo aspettare le cose, cioè, cose Tu cosa scritte. dici, Maria? Allora, io prenderei una... Che mi metti adesso? Qua me lo metterei. Io prenderei o... comunque l'antipastino lo farei. Poi prenderei una pasta che io però ho guardato già qua e le vorrei tutte. Ok, ne prendiamo Ma tre e comunque ce le c'è la... dividiamo. 10, 12, 13 euro, voglio dire, niente di così Ma... assurdo. Ah, anche i secondi, devo essere sincero. Allora prendiamo un antipasto che ora decidiamo, che penso che facciamo tipo il tagliere, forse così assaggiamo i salumi. Ok. Poi facciamo lo sformatino di maccheroni di pasta fresca, cavolfiore, pepato fresco e Che è uvetta. Poi 11 euro. prendiamo maccheroncini di pasta fresca con broccoli, salsiccia di suino nero, dei nebrodi e olive nere. E poi gli spaghetti alla Turiddu, che sono mascolini di maglia, oliva nocellara dell'Etna, aglio, pomodorini, ciliegino, capperi di salina e mudica atturrata. Che sono le cose che piacciono solitamente a moi. Va bene, aspettiamo. La situazione è molto, molto tranquilla. Mi gusta. Ah, poi è molto carino perché di là c'è anche una parte con dei salumi a vista, tipo putia proprio. Molto, molto suggestivo. Ora me la faccio vedere. Ora me la faccio vedere. Allora, qua c'è la storia Di me di compare Mecumpari Turiddu. Turiddu. Turiddu è un ragazzino che cresce in America con i racconti della nonna siciliana, emigrata undì che fu nel Nuovo Munno, Novo Mondo, America. quasi come Kid du paese.
Era il ritornello che la nonna ripeteva nel cucinare e nello scambiarsi antiche ricette con le comari siciliane emigrate, vicine di Cortile. Divenuto adulto, con il ricettario della nonna e i racconti di quella Sicilia e dei sapori lontani, si mette in ricerca delle sue radici. Ha iniziato il suo viaggio dalle piccole produzioni artigianali e i presidi slow food, oggi a rischio di estinzione. Identità e memoria della tradizione della nostra isola, un piccolo pezzo di America però la porta con sé, il jazz che scandirà il ritmo dei suoi passi tra le campagne e i fornelli. Molto carino. Bella, suggestiva. Carino. Sotto abbiamo come i secchi e le olive, sopra invece abbiamo una selezione di panè fatte a forno, vicino alla nostra produzione. Abbiamo partendo dalla sinistra quello più semplice con la farina bianca, a seguire abbiamo quello con la farina di caruba. Al centro invece abbiamo il panzaro, tagliato in due, con sale e olio origano. Poi abbiamo la scaccia, seguita siciliana con formaggio da mutano e salsa di pomodoro. Questa qui. Ah, la, questa non la vedo. Sì, perché si nasconde sembra un po' sotto okay. Il cucitato. Questo appunto è l'ultimo, è il cucitato, per vedere la sua forma appunto rotonda, con una formaggio sfino nero di nebrodi. Grazie. Grazie mille. Vabbè. Da cosa partiamo? Io parto da questo perché è la cosa che si avvicina di più e che mi piace molto. Io comunque è carina questa cosa. È troppo bellina. Mi ha dato l'impressione un po' del... Forse c'è ormai la fissazione di Coria. Sembra buono? È buonissimo, ora lo assaggio anche io, ragazzi. È pane appena sfornato. Ma questo è pure buonissimo. È sfino, non è buono, è squisito. Io vado al più semplice e al più complicato. Erbette selvatiche tipo finocchietto e poi c'è il suino nero che è bello, bello, presente. Bello presente, però fantastico. Allora, il pane era pane della nonna. Questo no. È scaccia. Ah, scaccia piccolina. È la stessa cosa ma integrale. Questo è di carruba. Ma la scaccia è spettacolare. Assaggio questo. La carruba, il pane alla carruba è buonissimo. No, questo è buonissimo, mi sembra pane cunzato, con olio e sale. Mm. Sembra pane di casa, cioè penso sia pane di casa, con olio, origano e sale. Quando l'olio è buono, non ce n'è per nessuno, ragazzi. Te lo puoi mangiare anche, come si suol dire, schitto. Posso portarne altri 6 di questi e per me va benissimo. Io voglio assaggiare i pomodori e forse assaggerò anche le olive. Mm. Io assaggio la scaccia. Con i secchi buoni, buonissimo. Non troppo oliosi, non troppo unti, molto gustosi. Le olive le assaggerai tu. No, questo è di agata. Questo è di agata, questo vabbè, è se lo vuoi, no, 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 prendo questo. Questi sono i tuoi. Questi sono i miei. Come... La scaccia era buonissima. Ma anche questo pane è squisito. Non troppo. Allora, lo mangio col... E col finocchietto. Se il buongiorno si vede dal mattino, sarà una bellissima giornata. Questo è buonissimo. Mi è piaciuto veramente tanto, ma assaggio un'oliva per favore. Molto buono. Allora, non sarà una cosa semplice. Ecco, infatti, è dolcissima. Partendo dal basso abbiamo il piacentino ennese, a seguire la provola schiacciata, inoltre il ragusano, poi come salumi invece abbiamo salsiccia secca affellata, pancetta, mortadella al pistacchio, accompagnati da miele di apene rasicula e la marmellata ai mandarini di nostra produzione. Vi auguro buon inizio. Grazie, grazie mille. Io faccio subito così. Io invece farò così. Formaggio e cosa di loro produzione. Questa è la mortadella. Vabbè, prima mortadella schitta, dai. La salsiccia è buonissima. La mortadella è Gesù. È la famosa mortadella di Gesù. Il formaggio ovviamente va accompagnato con... Cioè, cara, che gioia mia, guarda e soffre. Tra un po'. Stiamo provando cose diverse così. Uno dice una cosa, uno dice un'altra. Questa era fatta da... Questa era di loro produzione o questa? Questo è miele. Oh maronna. Miele squisito, formaggio impressionante. Ragazzi, la pancetta si scioglie in bocca. Cioè, ne ho preso un pezzo, ho dato un morso e si è disintegrata in bocca. Vediamo questa. Questa è quella di loro produzione. È marmellata di mandarino. Arancia. Di arancia. Sei attentissimo. Acciminchia. Tagliere top. Abbiamo iniziato bene, stiamo continuando molto meglio. Non vedo l'ora di mangiare. Oddio. I primi. Continuiamo così anche la nostra camera. Mangia. Può assaggiare qualcosa, forse. Ragazzi, io sono un amante della mortadella. Questa è una mortadella veramente di alta qualità. Cioè, ve la vorrei fare vedere. Bella. Il miele è buonissimo. A me non fa impazzire l'arancia. No, prova l'arancia, ne vale la pena. Provala. A me non piace l'arancia, ragazzi. Lo so, ma provo. Ma è un gusto che insieme ci sta molto bene. Ci sto rubando un pezzo di pane. È delicatissima. Esatto. Si sente che è proprio fatta in casa, che è homemade. No, è molto molto delicata ed è anche dolce. Per me, grazie. Bello questo sommaggio. Infatti sembra veramente...
E ti lasciamo la tua parte di tutti e tre? Non tutte e tre. Ok, te ne lasceremo una sciazzina. Te ne lasceremo un assaggino. Ma sono dei tipo... Allora, io intanto vorrei fare un plauso alla presentazione. Sicuramente di questa, che mi piace molto, ma questa... Questo è un gioiellino. È veramente bellissima. Ti posso dire una cosa? La mollica tostata e o atturrata, che dir si voglia. Le mascoline, l'odore è incredibile. Assaggiamo questa... Con tutto ci sono le olive, mi ispira perché mi piacciono i broccoli. E credo ci siano anche qua le olive e anche là ci sono le olive. Partiamo con questa. C'è anche un'altra cosa da dire, che questa qua è la pasta con il cavolfiore che generalmente fanno le nonne. Certo. Nella teglia che ci mettono la pasta, poi gli mettono il cavolfiore super lavorato con non so che cosa, di olio e frittura, e la ricoprono di parmigiano. In questo caso pangrattato. È pangrattato, che è come quello. O mollica atturrata, o tostata. Va bene, io assaggio questo e tu assaggi quello. No, assaggiamo tutti e due quello. Ci sono i... Guarda, ci sono i pezzi. Veramente bella. È molto buona. È molto buona. Sento tutti i sapori indistintamente. Dalla mascolina al cappero. Ah, c'è anche l'oliva, hai ragione, ma l'oliva è squisita. È delicatissimo. È veramente buona. Qua l'oliva, guarda. Sì, sì, ma mi è capitata. Però ci stava bene, era dolce. Perché la bianca? Buono. Non è troppo pesante. Molto buono, molto buono. C'è questa cremina, poi qualcosa che si crea con l'olio, con l'amido della pasta. Va bene, questa te la lascio a te perché non mi fanno impazzire. Però mi raccomando, non fare la maestrina. Non fare, scusatemi. Non fare la... Però volevo dire solo che è delicata comunque. Bene, basta, continuo. Mangio il mio sformato. Perché qualcuno si è lamentato che sei un poco... E poi io cerco solo di esprimere quello che sento in bocca, quindi... Tutte le emozioni che senti in bocca, tutto ciò che io sento, cerco di esprimerlo a parole perché sennò non so come dirmelo. Oh, questa mi è piaciuta tantissimo. La mascolina è squisita, dolce, ma anche l'oliva, il cappero, molto buona. Forse, se proprio ci voglio trovare un... ci avrei messo poco più di mollica atturrata. A me piace molto la mollica atturrata, quindi... Aspetta che mettiamo questo sotto, non facciamo gli zoom. Questa è la seconda pasta. Questa potrebbe farmi impazzire a me. Queste chi sei? Caroccoli. E con le olive. Le olive? No, ma c'è anche qualche altra cosa. E le salsicce di suino nero dei Nebrodi. Ho assaggiato il suino. Questa proprio sa di casa della nonna, proprio inverno casa nonna. Inverno casa nonna. Proprio... Questa è inverno. Allora, per me questa batte quella tipo fortissimo. È buonissima. Questa è buonissima. Allora, quella mi piace, ma questa sa più di casa. Di casa proprio... Pasta bella callosa. Il suino nero che avrà sciolto il grassetto e si sarà mischiato con tutta la pasta. Il broccolo, ragazzi, cavolfiore, broccolo, non mi ricordo manco che cos'era. Mi fa impazzire. Pasta cotta perfettamente, ma anche la qualità della pasta è perfetta. Si sente anche l'olio, che è molto buono. Che buono. Sembra pesante, comunque c'è tanta è roba bella pesante, carica. Ma anche qua, ragazzi, è delicatissima. Non è invadente, non c'ha dei gusti troppo invadenti che tipo ti possono dare fastidio a lungo andare. Tieni classi una cosa, ma in poche parole. E la cosa che vi deve fare pensare è che comunque in due piatti su due c'era l'oliva. E l'oliva non mi ha dato mai fastidio, anzi è stato sempre un valore aggiunto. Oliva bianca e oliva nera. Squisito, veramente squisito. Andiamo al tortino. Il tortino mi pare anche male tagliarlo, io non lo mangerei. Ah, questo è cavolfiore che si è creata questa specie di crema. Cavolfiore sarà parmigiano. Secondo me ha fatto una foto che potrebbe essere la copertina del video. Noi siamo a altissimi livelli, cioè siamo andati involontariamente a salire. Buono, ottimo, qua siamo superlativo, è troppo buono, non me lo so spiegare. C'è il formaggio col cavolfiore, col pinolo. Dentro il formaggio che c'è ha creato una crema insieme al cavolfiore che ha fatto in modo e di amalgamare tutta la pasta. E quindi magari tu dici, magari la consistenza è troppo morbida, magari è pastosa, no.
Ma in realtà no, perché appena metti tutto in bocca e c'è la parte di crosticina sopra, senti anche il croccante, oltre che tutto dolcissimo. A me è piaciuta questa tantissimo. Voglio fare sempre il pignolo. Se l'esterno fosse stato con ancora un po' più di crosticina, cioè avessi sentito ancora di più la parte croccante, poco di più, mi avrebbe fatto esplodere il cervello. Ma comunque tutto il resto è una poesia. È tipo, è... Io sono sincera. È così. A me, per me, allora in realtà quella mi è piaciuta moltissimo anche, però sono troppo indecisa perché questa mi ha proprio destabilizzato. Stiamo giocando sempre la Champions League, eh? Stiamo parlando di tre piatti di pasta che ci sono piaciuti tantissimo. Lei è meno avvezza al pesce, quindi magari questa non le fa impazzire. Io amo gli ortaggi anche. Io amo tutti e tre e vi posso dire, ragazzi, che c'è, come si suol dire, da un funnis in mezzo bene. Top! Abbiamo deciso ad unanimità. Io e Margherita, Federico se l'è accollata. Ovviamente. Di prendere un dolce, ce lo divideremo in tre. Mi ha incuriosito molto il dolce, che è un couscous dolce, che non ho mai mangiato. Quindi vorrei capire com'è fatto e prenderlo. Direi. Una fragolina di bosco, la voglio io, una fragolina. Allora. Un testo è tuo. Allora, questo è l'ultimo piatto di oggi, dolce. Sì. Sembra veramente... Couscous dolce delle monache di Santo Spirito. Qualcosa di Santo Spirito. Credo che vada preso tutto, no? Penso di sì. Ma mi dai una mano con una fragola. E a me chi me la dava una mano con la fragola? No. Mangia, tranquillo. Non sono tuoi gusti, vero? No. È buonissimo. Che cosa sa? Pistacchi sminuzzati, mandorle sminuzzate, con questa crema, e pezzi di cioccolato e la fragola, i frutti di bosco e la cannella. È un sapore molto tradizionale, molto antico, molto particolare. Che succede quando nasceva? Esatto. A me piacciono veramente tanto. Allora, a me non mi ha fatto impazzire, devo essere sincera, perché non sono gusti nelle mie corde. Però è un bel dolce, penso sia un bel dolce. È un dolce tradizionale. È una bella cosa da... Federico, finisci dallo stampo. Vabbè, allora, però te lo lascio. È un bel dolce, perché secondo me ti riporta a dei gusti un po' più semplici. Ma no, è una cosa... Cioè, lo assaggi, è una cosa semplice, non è più tutte queste cose un po' particolari. Federico, ti sto staccando la mano, mi devi lasciare un po'. Ti fai prendere un po' la mano. Allora, partiamo con le fragoline. Sono squisite. Magari non è proprio stagione, ma sono buone. Mi piace tantissimo la sensazione, perché a vista sembra proprio un couscous classico salato, ma poi in realtà sono pistacchi, mandorle tutte sminuzzate. Alla visione in un modo, ma poi nel palato hai questo dolce. Mentalmente tu pensi che sia una cosa, in realtà è un'altra. Sì, è molto... c'è questo gioco tra occhio e sapore. Non lo sto mangiando. Se voi non la volete vedere, ma c'è Agatha che guarda Federico così. Poi le gocce cioccolate ci danno quel colpetto di dolcezza finale. Il piatto per me è riuscito, ma io me ne sarei calati altri due. Però questo lo devo lasciare ad Agatha. No, lo devi assaggiare. È molto buono. Adesso Agatha finisce, dopo ci dà le sue considerazioni. Ci vediamo fuori per una conclusione. Abbiamo concluso questo pranzo, secondo me molto soddisfacente, devo dire. Sì, molto soddisfacente. Ci ha stupito positivamente per tanti motivi. A me personalmente il dolce alla fine è piaciuto parecchio. A loro, diciamo, questione di gusti. Non era nelle loro corde, un po' come la pasta col pesce. Esattamente. Non che la cosa non sia fatta bene, l'alimento, il prodotto di per sé non è fatto bene, ma è proprio il concetto dell'insieme che non mi ha fatto impazzire. Lui se lo stava leccando tutto. Sì. A me stava prendendo il piatto, se lo stava indappando. Perché mi ha ricordato vari dolci tipici siciliani, un po' uniti. Quindi c'era la cannella, c'era il frutto candito, c'era il pistacchio, c'era la vaniglia. Comunque mi è piaciuto molto. In generale abbiamo speso. Scusa se ti interrompo, così intanto che diciamo. Allora, questo taglia. Abbiamo speso 69 euro e quindi abbiamo pagato, ve lo facciamo vedere. Eravamo in tre, abbiamo pagato 9 euro di coperto, quindi i primi 15, 13, 12, poi lo sfumato di pasta 7, il couscous 7, una bottiglia d'acqua di euro 50 e stiamo allippando dalla sete perché ci siamo scordati di prenderne un'altra. Due volte, è passata la cameriera, ci siamo fatte prendere dal dolce e non abbiamo chiesto l'acqua. Comunque secondo me come antipasto dolce, cioè primi e dolce, siamo nella media, non abbiamo speso tanto completamente. No, perché anche se pensi in tre abbiamo speso 21, 22 euro.
euro, qualcosa del 24 più o meno. No, no, qua, 23. No, abbiamo speso 23 euro a persona. 23 euro a persona, che comunque nella media nella di questo media. Periodo, e cioè in quest'epoca storica a Catania si spende tanto se vai in un ristorante. Contando anche che la qualità del cibo che abbiamo mangiato, ragazzi, era alta, era altissima. Quindi con un budget di 20 euro voi potete venire in un posto molto tipico, un po' ristorante, un po' putia, che valorizza lo slow food, i piccoli imprenditori, sì, quindi il pomodoro. Tra l'altro adesso la signora ci spiegava che hanno avviato un progetto dove sono loro stessi a creare delle conserve di pomodoro, delle marmellate che abbiamo mangiato nel tagliere, che erano buonissime. So. Quindi tu vieni qua, vai a mangiarti un piatto di pasta, una cosa del genere. E poi ti puoi comprare i prodotti che vengono all'interno. Marmellate, olio. Secondo me personalmente è una bellissima cosa, perché valorizza tantissimo quello che è la Sicilia, che è un territorio meraviglioso. I nostri prodotti, quindi la nostra terra. In definitiva noi siamo entusiasti di questo posto, un posto che comunque non costa tantissimo, ma lo trovate in un sacco di guide, quindi dalla guida Gambero Rosso alla guida Michelin. Non è uno stellato, ma alcune accortezze, ve lo possiamo dire, magari nello spiegare il piatto, richiamano un pochettino. Ci è piaciuto veramente tanto. Io mi sogno lo sformato, qua ce l'ho. Detto questo, venite a provarlo, voglio dire, alla fine 20 euro a testa non è tantissimo, 23 euro a testa non sono tantissimo per l'antipasto, primo, l'entrée che ci hanno regalato. Contate che adesso in una pizzeria si spende 20 euro per mangiare una pizza, quindi... Quindi, se siete in questa... una volta era una piazza carina, allora, adesso è un cantiere. Sistemare. Che fate voi? Prima andate a mangiare il kebab a Milionanotte e poi... No, prima che fate? Sei un turista che viene il Bergamotto, il famosissimo Bergamotto che l'abbiamo Bergamasco, perso per strada. Bergamasco, Bergamotto. Che l'abbiamo perso per strada. Tu che fai, scendi a Catania, posto tipico, te ne vai alla fiera, ti guardi tutta la fiera di Catania che è bellissima, poi te ne vai in piazza Stesicoro, guardi via Etnea e poi dici, ho un languorino, cosa faccio? Guardo il canale dei ragazzi di Catania Food Lovers e me ne vado da me compare Turiddu. Grazie ragazzi per essere arrivati fino a qui. E vi ho fatto l'itinerario, scusa, vai. Grazie ragazzi per essere arrivati fino a qui, speriamo di avervi tenuto compagnia, noi ci teniamo tantissimo, non siamo critici culinari, a tutto il contrario di Margherita un po' sì. Ah, scusate, io dallo scorso video lo sono diventato. Al contrario di tutto quello che alcuni pensano, noi sappiamo che tutti gli altri che ci seguono sanno che noi siamo persone che non ci prepariamo niente, ma scegliamo i locali e li andiamo a provare sul momento. Siamo ragazzi come voi, persone come voi, che scelgono un locale, lo vanno a provare, mangiano e poi... E con gusti, con papille gustative diverse. Quindi con non abbiamo un copione, diverse. Noi siamo quello che vedete, siamo due scappati di casa con un piccolo canale che cercano di crescere. Anzi, se volete farci una cortesia, iscrivetevi al canale, commentate, condividete il video, voleteci bene perché noi ve ne vogliamo. E se io soprattutto, non tanto lei perché lei sotto questo punto di vista è più forte, se io ancora sono qui a fare video e a provarci e a sbattermi montando, facendo le copertine, e anche grazie a voi che mi date lo stimolo per andare avanti. Questo è un piccolo, mi sono aperto un pochettino con voi, grazie mille. Bravo, amore, vi mandiamo un bacio gigantesco, adesso noi ci andiamo a prendere il caffè perché non scudiamo. Ciao. Volevo un secondo dire una cosa a Lillo mentre Margherita sta zoppicando. Che sono a tre ragazzi di Catania Food Lovers. Io, Margherita e Numa, poi lui si è... Questa cosa non mi piace, eh? Sono spaccata le ginocchia.